Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Siamo giunti in un altro squad builder, ormai ho perso il conto perché non so da quando è iniziata questa serie, ma va bene. In questo episodio vedremo Asensio, non so pronunciare bene codesto giocatore, nella sua versione Moments. Il suo prezzo è di circa un 100.000 crediti secondo Footbin, infatti la SBC richiede due squadre da 84, di cui una con uno o due in forma, non mi ricordo bene la questione. Non costa tantissimo, ma io non so se farla, sinceramente penso di non farla, anche perché dovrebbe scadere fra un giorno e 4 e 5 ore più o meno, quindi poco tempo per poter recensire appunto questa carta, che a me non colpisce particolarmente. Ma se fosse stato COC Asensio, beh, secondo me avrebbe avuto più senso. E l'altro giocatore è Ian Rush, di cui ieri sera alle 21 vi ho portato una player review, la sua player review di questa carta Moments, che si ottiene tramite icon swap, se non sbaglio 16 icon swap. Devo controllare, c'ho una lista, 16 icon swap, bravissimo Giovi. Però prima di continuare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace se vi piace, dislike se non vi piace. Iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, essendo che io Asensio voglio metterlo in game come COC, devo fare degli aggiustamenti. In primis io vorrei passare direttamente al 4-5-1, mettere qui questo giocatore. Qui vabbè, ovviamente ci mettiamo il buon Mendy, perché Mendy è sempre valido e anche il principe l'ha detto. Quindi se lo dice un pro player vuol dire che alla fine non è una cosa così sbagliata, secondo la diceria di alcuni. Però io penso che un giocatore, un player di foot deve sempre provare quelle carte che non costano molto e testare sulla sua pelle cosa ne pensa appunto di quella carta. Com'è? Mendy 15.000 crediti. Veramente? Sì, veramente. 15.000 crediti. Ho aumentato parecchio, giustamente. Fa link con Asensio. Vabbè, dettagli. Poi come difensore centrale, Varane. Ormai è consolidatissima la sua presenza in ogni mia squadra. È aumentato anche Varane. Incredibile, sono tutti aumentati. Cazzo. Ter Stegen come portiere, ovviamente ragazzi, ovviamente, se anche lui è aumentato, cazzo. Io qua ci metterei un bel Lenglet, così stiamo tutti più contenti, perché Lenglet è interessante. Bene, basta. Come centrocampista centrale, Kanté. Perché Kanté? Perché poi dobbiamo giocare col modulo, col 4-2-3-1. Poi, allora, io vorrei fare una cosa più, diciamo, particolare. Come terzino destro, il problema è che quelli sono i terzini destri. È una posizione con pochi giocatori interessanti, pochissimi giocatori interessanti che abbiano un buon prezzo. Abbiamo Valencia, però poi è difficile da ibridare. Liner? Ma 270.000 crediti per un terzino destro, insomma. Non è il massimo, ragazzi. Facciamo anche due conti ogni tanto, eh. Florenzi. Danilo, Kimmich, Babu. Babu era una bella carta, ragazzi. Emerson. Ragazzi, cioè, alla fine più o meno quelli sono i terzini destri. Io però questa volta voglio metterci un Florenzi, perché qui voglio metterci un Politano, se mi esce, per favors, perché esce solo l'87, l'89, non esce, ah, eccolo qua, Politano. Qui mettiamo Rush, come centrocampista. Allora, siccome abbiamo bisogno di un altro mediano, ci sarebbe un mediano molto simile a Kanté o Doucouré, oppure Ndidi nella sua versione SIF con 86, Ndidi. Interessante. Io qua ci metterei a questo punto Vardy. Perché Vardy? Vardy è forte. Io ho l'87, lo uso ancora e mi piace ancora e ancora e ancora e ancora, nonostante sia un periodo con tanti giocatori interessanti. Analizziamo nel breve la squadra che vi ho portato. Poi ovviamente cambierò il modulo in game, quindi lo faccio già.
modulo in game 4-2-3-1, il 2 con gli esterni, abbiamo un DD. Allora, a questo punto, se Rush dobbiamo metterlo in attacco, allora devo fare un aggiustamento, perché non può esserci due attaccanti, oppure perché io comunque voglio mettere Asensio come no, proviamo il 4, no, allora ragazzi, ripassiamo al 4-5-1, mettiamo un DD, perché dobbiamo fare un modulo più interessante. Voglio metterci un altro COC del Chelsea, magari uno, un COC del Chelsea, chi c'è? Non mi ricordo, ragazzi, oppure francese, Ducouré, ma Ducouré no, non va molto bene, secondo me, ci sarebbe Benzema, no, poi non ci siamo, David Silva, Tielemans non è bruttissimo, vediamo di metterlo, dai, ci può stare, non è velocissimo, ma può andare, ho capito come farlo, mettiamo Tielemans perché a primo impatto non sembra una carta bruttissima per essere un gioco, infatti il passaggio ce l'ha, il dribbling, gli manca l'agilità, però ha l'equilibrio, il controllo palla, la resistenza, ha 5 di piede debole, ottimo, perfetto, abbiamo trovato il COC che mi serviva. Allora passiamo al 4-2-3-1 con 2 COC, quello con 3 COC, scusate, mettiamo Politano e Asensio come COC esterni perché hanno rapidità e hanno passaggio, Tielemans più centrale perché ha più fisico e più fase difensiva e può aiutare meglio a centrocampo per smistare palla con un ottimo passaggio, migliore Ndidi e Kanté come mediani in difesa, questi 4 col portiere. Allora, perché ho scelto codesti giocatori? Perché ragazzi, allora, il trio in difesa, in porta, abbiamo capito che sarà sempre più o meno sempre quello, Varane, Lenglet e Ter Stegen. Come Mendy va bene, abbiamo capito come Mendy, Florenzi perché comunque non è bruttissimo, mi sembra molto simile a un Quadrado, 85, non è male. Kanté e Ndidi sono due mediani di potenza e di stazza e di difesa. Tielemans per me non è proprio un centrocampista centrale, può far tranquillamente anche il COC, però un COC un po' più arretrato, non proprio un COC avanzato come lo sono magari Politano e Asensio, perché loro due hanno dribbling, hanno il passaggio che è buono, ma hanno anche più tiro, hanno tiro ed hanno più velocità, quindi magari Politano e Asensio in questo modulo potrebbero diventare un po' più esterni, ecco, potrebbero diventare delle ali, potrebbero essere COC più centrali, insomma svariano meglio con la loro velocità, quindi questa è la mia opinione. Rush è un attaccante che vi ho portato nella player review che è uscita ieri sera alle 21, se non l'avete vista, beh, andatela a vedere, cercherò di mettervi una scheda qui in alto a in alto a destra, ragazzi. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa squadra, se vi piace o meno. Siamo rimasti anche sotto il milione di crediti che mi ero prefissato, come ogni squad builder, meglio così, si possono fare degli upgrade volendo. E ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa squadra, se vi piace o meno. Ditemi un po' come l'avreste fatta, magari. E commentate qui sotto con un icon swap che vorreste vedere in un prossimo squad builder. Un icon swap e magari una carta recente, quella ad esempio Asensio, oppure uno del team Week Moments che è appena uscito, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate anche di questi squad builder, se vi piacciono o meno. Iscrivetevi al canale, condividete, hashtag NMF, quel Giovispo vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli!